Avrebbe messo parecchie firme Antonio Petraglia, presidente del Matera, per uno scenario del genere al transito della sua squadra al Giro di Boa. Ottavo posto in classifica e 24 punti collezionati, con più vittorie 6 che sconfitte 5. Parlare già di mezza impresa non è assolutamente fuori luogo per i lucani, anche se l'opera poi va naturalmente completata nella seconda parte di questa stagione. Di sicuro la serie aperta di 10 risultati utili consecutivi fa ben sperare il collettivo allenato da Salvatore Ciullo in vista del girone di ritorno. È un momento sicuramente positivo, credo solo 10, no? Le partite in cui noi non perdiamo, ci sono molte vittorie, anche molti pareggi, e credo che finalmente il Matera, dopo i tanti infortuni che abbiamo avuto all'inizio di stagione, sia riuscito a recuperare la rosa in tutta la sua potenzialità, grazie naturalmente anche alla svolta impressa da mister Ciullo. Crediamo insomma di aver costruito una squadra per un campionato che doveva essere per noi un campionato di transizione, no? Un campionato per prendere confidenza con la categoria e per poi costruire qualcosa di interessante negli anni successivi. Quindi sono estremamente soddisfatto, anche perché negli ultimi tempi abbiamo affrontato alla pari anche delle grandi squadre in un campionato che a mio avviso è equilibrato ed imprevedibile. L'esordio per la matricola materana è stato scoppiettante in questo campionato: vittoria in trasferta a Molfetta. Nelle successive 6 partite però ha raccolto un solo pareggio. La svolta è arrivata in pratica con l'ingaggio di Ciullo al timone della squadra. Da quel momento infatti non ha mai più conosciuto la parola sconfitta, grazie alla vena realizzativa di Piccione e Ferrara e al giusto mix tra elementi esperti e giovani molto promettenti. Un pensierino ai playoff non ha senso farlo, anche perché restano almeno altre 5 vittorie da conquistare per avvicinare la quota salvezza. Testa rivolta dunque solo all'obiettivo stagionale, si lavora al momento in funzione della prima gara del 2023, la sfida casalinga contro il Molfetta di domenica 8 gennaio. Il Matera ci arriverà con 9 punti in più in classifica rispetto ai prossimi avversari, uno scenario difficile da pronosticare non più tardi di 2 mesi fa.